La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'eccellenza dell'anno, consulenza in leadership, ingegneria olistica. Il premio va a Giuseppe Salamone, ingegnere olistico, per essere un'eccellenza in forte crescita, un punto di riferimento all'avanguardia nel settore della consulenza olistica per il benessere abitativo, per essere un leader in grado di puntare su benessere, qualità e sulla divulgazione della cultura dell'abitare consapevole. Ben trovato! Giuseppe Salamone, ingegnere olistico, eccellenza dell'anno, consulenza in leadership, ingegneria olistica. E complimenti, grazie per essere ancora qui. Prego. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Salamone, ingegnere olistico. Benvenuto naturalmente, ingegnere. Grazie, grazie per l'ospitalità. Questa sera alle Fonti Awards lei ha vinto il premio come eccellenza dell'anno consulenza e leadership ingegneria olistica. Come commenta innanzitutto questo importante riconoscimento? Tanto grazie per questa opportunità e per questo importante premio ricevuto dalle Fonti. Siamo molto felici di questo, uso il plurale perché il nostro è un lavoro di squadra. In questo senso ringrazio tutti i miei collaboratori, sia i tecnici che ogni giorno lavorano sui nostri progetti, ma anche chi lavora nella comunicazione, che è importante per far sì che le persone ci conoscano. Oltre a questo ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, che hanno creduto, che credono in un modo diverso di abitare e concepire lo spazio dove viviamo, dove lavoriamo, e quindi siamo molto felici per questo. Ecco, il periodo che abbiamo appena attraversato e che stiamo ancora attraversando, legato naturalmente alla crisi pandemica, ha cambiato profondamente anche il concetto dell'abitare e della casa. Ecco, che cosa ci può dire in questo senso? Sì, sicuramente questa pandemia ci ha fatto capire l'importanza dello spazio dove viviamo, dove lavoriamo. E, infatti già abbiamo potuto riscontrare quali sono stati qual è stato l'impatto di questa pandemia nel mercato immobiliare e nella scelta delle case da parte delle persone. Tant'è che ormai le persone vogliono spazi, case che hanno uno spazio esterno per poter godere di un giardino, di un balcone o di una terrazza abitabile, o comunque spazi che possono, diciamo, far sì che le persone vivano in maniera più serena il proprio quotidiano. Quindi sempre meno persone vogliono case anguste o che non siano salubri. È importante quindi mettere attenzione in tutto questo. Un'altra cosa che abbiamo riscontrato è che le persone chiedono, per esempio, case dove ci sia la possibilità di ricavare uno spazio per lo smart working e quindi per vivere la casa anche per il lavoro, perché è capitato, capita sempre di più che c'è bisogno di questi spazi. E questo ha avuto un impatto anche nel mercato immobiliare, tant'è che alcune case che non hanno queste caratteristiche non si vendono più, si vendono a prezzi molto più bassi. Ingegner Salamone, lei ci ha raccontato appunto delle nuove esigenze che sono sempre più presenti, legate appunto al nuovo modo di concepire la casa, ma nonostante questa realtà che stiamo vivendo, l'ingegneria olistica non è ancora una branca, un settore pienamente conosciuto nel nostro paese. Quindi innanzitutto, ecco, se ci vuole raccontare com'è lo stato dell'arte in questo momento legato appunto al settore, e poi anche se ci vuole dare dei consigli proprio su un percorso per intraprendere un abitare consapevole. Bene, in realtà in Italia, grazie anche alla pandemia purtroppo, ma il concetto, magari forse la parola ingegneria olistica non è molto famosa, ma l'approccio olistico all'abitare, che è legato appunto
a mettere insieme aspetti tecnici e scientifici legati all'architettura e all'ingegneria classica con aspetti più di natura percettiva, energetica, legati per esempio, noi lo affrontiamo attraverso questi aspetti, li affrontiamo attraverso il Feng Shui professionale, che è una disciplina che viene dall'Oriente e che ha l'obiettivo di creare armonia all'interno di un ambiente nel sistema uomo, ambiente, habitat, casa o luogo di lavoro. Quindi c'è sempre più attenzione da parte delle persone a questo tipo di approccio e al benessere, che nasce anche da uno stile di vita. Cioè, per esempio, vediamo che i prodotti legati alla i prodotti bio legati all'alimentazione, oppure le pratiche di meditazione, yoga o mindfulness sono sempre più diffuse. E quindi in questa nicchia di mercato noi ci collochiamo come appunto una realtà che aiuta le persone a trovare l'equilibrio partendo l'equilibrio fisico e mentale partendo dallo spazio abitativo. Quindi in questo senso diciamo che c'è sempre più attenzione e malgrado, ecco, anche una cosa che c'è da dire, che malgrado la crisi immobiliare, del mondo immobiliare partita dal 2008-2009, che ha visto un calo delle vendite e delle nuove costruzioni, però invece in realtà c'è stato un incremento delle costruzioni, per esempio bioecocompatibili, nel legno, laterizio, costruzioni magari con materiali a chilometro zero, che è quello che noi cerchiamo di fare nei nostri progetti. Come cominciare questo percorso? Sicuramente la prima cosa è la consapevolezza, quindi iniziare da un percorso di formazione e informazione che parte sia dalle persone che utilizzeranno questi spazi, quindi l'utente finale. In questo senso noi abbiamo scritto un libro che si intitola I segreti dell'habitat felice, dove si parla di Feng Shui e di bioarchitettura in modo semplice e divulgativo, in modo che tutti possano capire quali sono gli aspetti da attenzionare, per esempio riguardante la sicurezza dell'habitat. Devi sapere che la maggior parte, cioè gli incidenti mortali nell'ambiente domestico addirittura sono statisticamente superiori a quelli stradali. Perché? Perché praticamente esistono delle insidie legate alla sicurezza sismica, alla sicurezza degli impianti, alla sicurezza delle superfici, insomma è facile farsi male a casa. La salute dell'habitat, che ha a che vedere con parametri che si possono misurare come temperatura, umidità, la presenza di muffe, campi elettromagnetici, tutti questi aspetti, il rumore, hanno un impatto sulla nostra salute. Quindi più tempo passiamo in uno spazio e più aumenta la probabilità di ammalarsi. Quindi in questo senso questo approccio olistico che noi affrontiamo nel libro serve, aiuta le persone a acquisire consapevolezza e gli addetti ai lavori a trovare le soluzioni per migliorare sicurezza e salute. Infine c'è la serenità dell'habitat, che è l'ultimo pilastro del nostro metodo, che si chiama Habitat Felice, che ha l'obiettivo di trovare armonia attraverso il Feng Shui, per esempio cercando un'armonia, un equilibrio fra forme, colori, materiali, suoni e anche odori, quindi l'esperienza multisensoriale di cui si diceva prima. In più abbiamo creato un portale dell'abitare consapevole che si chiama casanarmonia.com, dove ci sono dei consigli pratici anche o dei corsi a basso costo che servono appunto per acquisire consapevolezza. L'obiettivo è quindi per far crescere la consapevolezza nelle persone questo tipo di approccio è quello di creare addirittura un'accademia dell'ingegneria olistica e dell'abitare consapevole, dove sicuramente ci saranno come formatori anche altre competenze trasversali, non necessariamente legate al mondo dell'ingegneria e dell'architettura, come medici, esperti di medicina integrata o psicologi, sociologi, persone che possono dare un appunto completare questo questo percorso di formazione completo, olistico appunto, legato a un nuovo modo di vivere e di abitare la casa. Ingegnere, la ringrazio per averci illustrato e averci fatto comprendere ancora di più, insomma, i segreti dell'ingegneria olistica e complimenti ancora per la vostra attività e per aver vinto il nostro Le Fonti Awards. Grazie a voi.